All'Assemblea dei Comuni del cratere sisma del Centro Italia, voluta dall'ANCI, l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, nell'auditorium del Pio Sodalizio dei Piceni di Roma, è intervenuto anche il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Vito Crimi, che per alcuni mesi ha avuto la delega alla ricostruzione. Oggi le risorse ci sono, le leggi ci sono. L'invito che faccio a tutti i cittadini è quello di fare le domande di ricostruzione, presentate i progetti, perché sulla base di quelli poi gli uffici potranno commisurare il loro lavoro. Sento tanto spesso parlare di carenza del personale negli uffici speciali della ricostruzione, il problema è che non hanno neanche le domande a sufficienza, quindi anche lì bisogna incentivare questo passaggio qui. Intanto sembra scontata la sostituzione del commissario alla ricostruzione Piero Farabollini, il cui mandato è scaduto il 31 dicembre. Con lui non si sono avuti grandi risultati. Tra i nomi candidati a sostituirlo si fa il nome del consigliere regionale Giovanni Legnini, già vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura. Anche questa mattina ho sollecitato il governo ad adempiere. Il commissario è scaduto il 31 di dicembre, quindi abbiamo bisogno di un nuovo commissario. C'è un profilo di persona di qualità, il cui nome è stato fatto proprio anche da molti amministratori. Sicuramente io lo considero il nome giusto al posto giusto, che è quello di Giovanni Legnini, profilo tecnico ma anche politico, quello che ci serve in questo momento. Mi auguro che il governo faccia subito questa nomina.